Ciao a tutti, sono Silvia Pongoli, Master Teacher Biotech. Oggi cercherò di rispondere a una delle domande più frequenti che generalmente le nostre clienti ci pongono. Quanto dura il trucco permanente? La risposta è sicuramente dipende da tante variabili, da tanti fattori. Il primo fra tutti è l'età, per esempio, o l'area geografica in cui viviamo. Questo perché? Perché il sole interferisce notevolmente, quindi se viviamo in una zona geografica molto assolata, il trucco permanente durerà sicuramente meno. Se viviamo in una zona dove il sole non lo vediamo quasi mai, il trucco permanente durerà di più. Uno dei consigli che diamo sempre ai nostri clienti è proprio quello di schermare il trattamento con degli schermi solari, delle protezioni alte. Ci sono degli stick trasparenti a protezione 60 oppure comunque delle creme solari ad altissima protezione che generalmente dovrebbero mettere tutti i giorni, sia d'estate che d'inverno. Un'altra variabile è, come dicevo, l'età. L'età vuol dire molto perché quando si è giovani il ricambio cellulare è molto veloce. Quando invece andiamo un pochino avanti con l'età, quindi la pelle diventa un pochino più matura, sì, arriveranno delle rughette, però almeno avremo un trattamento che durerà di più nel tempo, perché questo ricambio cellulare è più lento e quindi l'eliminazione del colore, che avviene già dai primi giorni, sarà meno rapida, meno veloce. Un'altra variabile sono per esempio invece i trattamenti estetici a cui la nostra cliente si sottopone nell'arco dell'anno. Faccio un esempio, peeling abbastanza profondi, quindi con degli acidi. Questi peeling non fanno altro che aiutare e velocizzano quindi l'eliminazione del colore. Sicuramente ringiovaniranno la nostra pelle, ma nello stesso tempo elimineranno il trattamento di trucco permanente che abbiamo subito. Quindi io dico sempre che la giusta misura è la soluzione migliore, non esagerare per preservare le nostre sopracciglia piuttosto che le nostre labbra. La durata dei singoli trattamenti è sicuramente differente. Mentre le sopracciglia sbiadiscono con più facilità, le labbra ci impiegano un pochino di più e gli occhi li definisco quasi permanenti. Questo perché? Perché i colori utilizzati sono differenti, ma soprattutto è differente la zona su cui stiamo lavorando. Le sopracciglia hanno bisogno generalmente di un rinforzo, di una ribattitura, cioè che significa ribattere, significa andare a rinfrescare il colore, che lo riportiamo molto simile a quello iniziale. Generalmente le sopracciglia in 8-12 mesi sbiadiscono, se le lasciamo andare continueranno a sbiadire e quindi avremo bisogno di gestirle con una matita. Se invece dopo 8-12 mesi le ribattiamo, quindi rinforziamo il colore, torneranno ad essere belle come appena fatte. Ed è questo il consiglio che generalmente diamo ad ogni donna, ad ogni cliente. Le labbra invece hanno bisogno di una, tra virgolette, manutenzione diversa. Perché? Perché lo sbiadimento delle labbra è meno evidente. Semplicemente perderanno colore, il contorno andrà a sfumare, ma risulteranno sempre molto molto naturali e difficilmente avremo un cambiamento di tonalità del colore, solo esclusivamente di intensità, e questa cosa assolutamente non ci darà fastidio. Per quanto riguarda invece il trattamento occhi, bisogna fare alcune distinzioni. Voi sapete che i trattamenti occhi sono differenti, cioè l'infrascigliare piuttosto che l'eyeliner grafico o l'eyeliner sfumato, addirittura lo smokey eyes, una sorta d'ombretto. Lo sbiadimento del colore, ovviamente stiamo parlando di tonalità nere o grigie intense, lo sbiadimento è sempre verso un grigino.
Molte di noi si truccano generalmente in grigio, quindi questa cosa, cioè lo sbiadimento, non sarà assolutamente un problema, non ce ne accorgeremo nemmeno. L'unica cosa che ha bisogno di un rinforzo più costante è sicuramente l'eyeliner grafico, perché a noi piacerà vederlo sempre molto intenso, un bel nero brillante. Quindi diciamo che nell'eyeliner grafico ogni massimo anno e mezzo io consiglio sempre di rinforzarlo. Mentre l'eyeliner sfumato o lo smokey eyes possono essere tranquillamente ritoccati, come dico io, al bisogno, cioè quando cominciamo a vedere che lo sbiadimento è troppo evidente, e quindi l'aiuto che ci può dare questo trucco permanente non c'è più. Allora lo andremo sicuramente a rinforzare. L'infracigliare invece è ancora un ulteriore trattamento per chi non lo conosce. Si tratta di una linea scura fra le ciglia, un po' come quando la sera ci strucchiamo, non ci strucchiamo troppo bene, quindi rimane questa ombreggiatura fra le ciglia che intensifica lo sguardo, ma non è un vero e proprio trucco. Ovviamente capirete da sole che questo tipo di trattamento può essere lasciato andare nel tempo fino a totale cancellazione, non ce ne accorgeremo nemmeno. Sicuramente un peccato lasciarlo andare, perché è veramente invece molto comodo, interessante, perché non ci condiziona, ma nello stesso tempo intensifica lo sguardo come quando portiamo un mascara. Io dico sempre alle mie clienti che nel momento in cui decidono di fare questa scelta, cioè quindi sottoporsi a un trattamento di trucco permanente, è veramente impossibile tornare indietro, non perché non si può tornare indietro, perché come dicevamo la bioriassorbibilità del colore porta a una cancellazione totale negli anni, ma perché ci piacerà così tanto il risultato finale, cioè il cambiamento a livello di visaggismo, di lineamenti del volto a cui andremo incontro, che sarà praticamente impossibile tornare indietro. Anzi, ogni anno avremo la voglia di rinforzarlo, di rinfrescarlo, perché ci fa star bene. Ecco, io dico sempre che il trucco permanente, come molti trattamenti estetici, è un benessere psicologico, e quindi difficilmente sceglieremo di lasciarlo sbiadire completamente. Ci sono molte clienti che si rivolgono a noi operatori preoccupate del fatto che dopo essersi sottoposte a un trattamento di trucco permanente non si possa più tornare indietro. Abbiamo detto che questo non è il nostro caso. Non è il nostro caso perché utilizziamo dei colori bioriassorbibili e non dei colori a base tattoo. La differenza è sostanziale. Il colore a base tattoo è un colore che non sbiadisce, ma che vira, significa che cambia di tonalità, cambia un pochino di intensità, non sbiadisce molto e rimarrà virato, quindi cambiato con un brutto colore per il resto della vita. Questo che significa? Significa che se l'età avanza, purtroppo il nostro volto cambierà, la forza di gravità vince e quindi, come tutti sappiamo, cominciamo a scendere. Nel mio caso, per esempio, io avevo delle labbra ben più grandi di queste. L'età è arrivata e ho cominciato a scavarmi un pochino in queste zone e quindi tutto il labbro superiore si è diminuito per quanto riguarda il volume e si è modificata anche la forma. Infatti, in effetti, avrei bisogno anch'io di un trucco permanente, ci penserò. Mentre le sopracciglia, per esempio, scendendo tutta questa parte, le code andranno a chiudere lo sguardo, quindi avremo voglia di sollevarle, per esempio, no? Se io ho fatto un trucco permanente con un colore a base tattoo in giovane età, e come abbiamo detto, il colore a base tattoo lì rimane, non sbiadisce, che cosa succederà? Che le code scenderanno e io operatrice, non sarò più in grado di andare a modificarne la forma. La cliente sarà costretta a rivolgersi a un medico laserista per cancellare totalmente il risultato e poterlo rifare da capo.
Dunque, per ricapitolare, sia e quindi chiarirci anche un po' le idee, sia i colori tattoo, a base tattoo, sia i colori da permanent make-up bioriassorbibili sono considerati dal nostro organismo dei corpi estranei e quindi attaccabili. L'organismo li riconosce come corpi estranei e cerca di eliminarli perché vuole difenderci. Quindi è il nostro sistema immunitario che interviene, i famosi macrofagi. Il problema con i colori tattoo esiste per quale motivo? Perché contengono delle sostanze che impediscono ai macrofagi l'eliminazione delle molecole del colore stesso, cosa che invece non avviene nei colori da permanent make-up bioriassorbibili. Quindi la cosa che ripeto sempre alle mie studentesse, alle donne che incontro, alle mie clienti, informatevi bene prima di sottoporvi ad un trucco permanente su cosa, quali prodotti vengono utilizzati, quali colori vengono utilizzati, perché la bioriassorbibilità del colore è fondamentale. Fondamentale per poter tornare indietro nel momento in cui ci ripensiamo, perché è possibile cambiare idea, ed è fondamentale soprattutto per modificare il trattamento, la forma delle sopracciglia, la forma delle labbra in base ai cambiamenti del volto dovuti all'età, come dicevamo prima, o semplicemente anche a delle mode. Le mode nel tempo cambiano e io magari ho scelto un sopracciglio, per dire, spesso abbastanza grande perché oggi va di moda così, domani torna un sopracciglio più sottile. Voglio avere la possibilità di tornare indietro e di modificarlo. Questo è possibile con un colore bioriassorbibile da permanent make-up, non è possibile con un colore a base tattoo. Per far questo, dobbiamo, nel caso del colore tattoo, ricorrere per forza di cose a un trattamento di cancellazione con il laser, quindi la cosa è un pochino più fastidiosa. Quindi mi raccomando, scelta ottimale dell'operatore, scelta ottimale del materiale utilizzato e soprattutto del colore. Spero di essere stata chiara e al prossimo video.